ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo, credo sia l'ultimo video della giornata, perché mi sono dimenticata di farvi vedere l'ultimo pacchettino per quanto riguarda acquisti fatti da Sephora. Quando c'è stato lo sconto, io un paio di giorni prima avevo fatto un ordine, che sarebbe questo che adesso vi faccio vedere, dove c'erano altri sconti. Che ovviamente ne ho usufruito. Ovviamente, come mai Stefania usufruisce di questi sconti? Perché le mani bucate. Vi faccio vedere cosa c'è all'interno. Questo non mi ricordo sinceramente se era qua dentro, ma l'ho trovata nel sacchetto e gliel'ho messo. Quindi non lo so se fa parte di Sephora sinceramente, ma lasciamo perdere che sarà un campioncino. Questo mi ricordo che c'era, quindi della Shiseido, ed è una crema rosso down effetto lifting per moi. E poi ho preso delle piccole cose che adesso vi faccio vedere. Allora, io ho fatto l'ordine principalmente per prendere una palettina. Poi ovviamente mentre che una guarda, spulcia, eccetera, eccetera, ho notato che c'erano delle cose per quanto riguarda le mini taglie che erano scontate e le ho volute prendere. Allora, la prima cosa è il Pore di Benefit, il Pore Professional di Benefit. Questo è idratante, perché io ho l'altro che è quello, non mi ricordo l'altro com'è, comunque sempre per i pori, però volevo provare proprio questa linea che è idratante, essendo una pelle io secca, volevo provare se era buono per me e quindi l'ho voluto prendere. Però come sempre, invece di prendere le full size, preferisco prendere le mini size, così se mi trovo bene la ricompro, se non mi trovo bene non ho speso tanti soldi e il prodotto lo riesco a finire tranquillamente. Quindi ho preso questo. Poi andiamo avanti, ho voluto prendere questo perché era scontato. Ovviamente vi metterò i prezzi se ancora li trovo, perché di norma sul cellulare ancora ci sono i prezzi. E si tratta di Mercy Andy. Questo è uno Smile Detox. Sono delle bustine che adesso vi apro perché sono sigillate, infatti si strappa. Sono delle bustine che all'interno c'è un prodotto, dicono ovviamente, dovete prendere tutto con le pinze, perché sono dei prodotti che non ho mai utilizzato. Dicono che questi prodotti sono adatti a sbiancare i denti. Io volevo prendere quelli alla liquirizia, ma non c'erano, questi erano scontati. Queste sono delle bustine con all'interno un liquido che, se non mi sbaglio, si trattiene in bocca e poi si dovrebbe lavare i denti, credo, poi vi farò sapere perché non l'ho mai provato. E sono 14 di queste bustine, quindi per 14 volte, e queste sono della, come vi ho detto, Mercy Andy, e sono alla menta. Quindi questi li proverò e vi farò sapere. Adesso inizierò a fare i promossi e bocciati, quindi quando li utilizzerò ve li metterò o nei promossi o nei bocciati, ovviamente. Poi abbiamo questo qui di Sephora, 10% di shopping, vabbè, questo. Poi ho preso il primer per quanto riguarda gli occhi, di Anastasia Beverly Hills. Questo ne parla benissimo la Sora Lizzi, e quindi l'ho voluto prendere. Si apre? Sì, vero? L'ho voluto prendere perché lei dice che è ottimo. Ovviamente dice anche che si deve mettere proprio una puntina di questo primer per uniformare tutta la palpebra, quindi voglio provare e voglio vedere come diciamo performa sui miei occhi e come diventano gli ombretti utilizzando questo, perché di solito utilizzo il correttore. E quindi ho preso anche questo, che ha 6 mesi di scadenza, è vegano e da 7 ml di prodotto, quindi proviamo e vediamo se è buono. Poi ho preso un altro correttore
L'altra volta ne avevo preso uno, questa volta ho preso quello della Benefit, il Boeing. Anche questo era scontato e quindi l'ho voluto prendere. Ho preso il numero 02. Quel giorno nel sito c'era la colorazione numero 2. Io non lo so se è buona per me, però visto che c'era lo sconto, che poi ho visto che non c'era più, visto che c'era lo sconto sarà stato uno sbaglio, non lo so, quindi l'ho voluto prendere. Io non ho mai preso questo tipo di correttore, non l'ho mai utilizzato, ma l'ho visto nei video di Eleonora Manni. Lei una volta l'avevo utilizzato. È molto carino perché sembra una matita con la gomma tipo di sopra, no? E il correttore in questione è questo perché ha un balsamo lateralmente e il colore è nella parte interna, quindi di norma dovrebbe fare un effetto ottimo scusate, dovrebbe fare un effetto ottimo per pelli secche, quindi per un contorno secco come il mio. E quindi l'ho voluto prendere. Sono stata fortunata perché ci sono queste differenze per quanto riguarda correttore e fondotinta, nel senso che mettono le tonalità più scure perché credono che gli sconti devono essere fatti. Ad esempio, io non capisco come mai, sia per quanto riguarda fondotinta, sia per quanto riguarda correttori, fanno gli sconti nelle colorazioni scure. Adesso, mi dovete spiegare come mai non fanno gli sconti, a parte questo che sarà un bug, non lo so cosa è successo, che c'era il numero 2 scontato, ma di solito fanno gli sconti solo nelle colorazioni più scure. Spiegatemi voi il motivo perché io sinceramente non l'ho capita, ancora tuttora non l'ho capita, quindi ma. Poi, dovevo fare un regalo di compleanno e mi è piaciuta tantissimo questo set, ma ovviamente l'ho preso anche per me perché mi piaceva troppo e quindi ero molto curiosa di provarlo. E sto parlando del set questo di Marc Jacobs. Devo dirvi che ho fatto una bella figura regalandolo, mia cugina è rimasta contentissima. Qui troviamo una matita labbra, un rossetto, un mini, scusate, un mini rossetto e un mini lip gloss. Devo dire che è una composizione molto molto bella, anche se il rossetto è piccolino. Io sinceramente ce n'ho un altro sempre mini taglia del rossetto e mi sono trovata bene, la scrivenza era ottima. Questo è leggermente più rosato, se non mi sbaglio. No, è il lip gloss più rosato perché il rossetto è più marroncino, più nude. Comunque mi è piaciuta tantissimo questa combo, anzi ora ve la faccio vedere perché è giusto che la vediate il rossetto e tutto. E sinceramente in base al prezzo l'ho voluto prendere. Avete la matitina nude che vi swatcho. Oh mio Dio, è uscita. La matitina nude che è un nude marroncino. Il rossetto che è così piccolo. Che è così piccolo, che io ne ho un altro di questo, però la colorazione credo che sia diversa. Questo è sugar. Questo è Sugar Height. Vedete quanto è piccolo? Questa è tutta la quantità di rossetto. E lo mettiamo qua. Quindi quando mi andrà di mettere un nude, questo è molto molto carino. L'altro era più rosato. E poi c'è un lip gloss che sarebbe questo, e ve lo swatch sempre qua, molto molto carino. Sì, che è leggermente più rosato, quindi sopra il rossetto ci starà benissimo, che sarebbe questo. Devo dire che è un ottimo set, il prezzo non era nemmeno caro, se non mi sbaglio sulle 10 euro. E quindi devo dire che è ottimo. Io preferisco prendere questi set piccolini che mi ci trovo benissimo. Poi l'ultimo set che vi faccio vedere, sì, è l'ultimo set perché poi questo è un campioncino. L'ultimo set che vi faccio vedere che ho risparmiato tantissimo è questo di Estée Lauder che c'è all'interno. Aspettate che ve lo leggo se lo trovo. L'hanno scritto tutto tranne quello italiano. Certo, è normale, perché noi siamo
Siamo avanti, avanti. Para todo. Ah, è per tutti i tipi di pelle. Perché c'è scritto para todo tipo de piel, quindi per tutti i tipi di pelle. Ed è un anti-age, quindi una crema anti-age. Giusto? Crema anti... Sì, para todo tipo di crema, vabbè. Una crema anti-age e un siero. Sì, questa è la crema e questo ovviamente è il siero. Quindi con questa ne ho tre confezioni di questo siero. Quindi lo devo utilizzare proprio per vedere se è buono. Perché tutti questi set ovviamente. E vi faccio vedere perché ho fatto l'acquisto. Perché la cosa che mi piaceva di più e che volevo prendere era Nabla. Nabla era scontata perché gli sconti su Sephora prendono anche Nabla, quindi l'ho presa scontata perché non mi andava di prendere tutto a prezzo pieno, ovviamente, quindi l'ho presa scontata. E adesso andremo a vedere la bellezza di questa palettina, molto molto bella con tutta questa frutta esposta con la scritta Cutie Palette. Direttamente con i come si chiamano questi puntini tipo borchiette ed è la Wild Berry. Questa è la serie di palettine, quelle piccoline. A me piaceva sinceramente solo questa. Ce ne sono tre uscite quest'anno e due l'anno scorso, se non mi sbaglio. A me non piaceva nessuna tranne questa. Questa mi piaceva perché ovviamente ha uno specchio grandissimo e scusatemi tanto, ma questi colori. Ora ditemi se non dovevo acquistare questa palettina. È fantastica, mi piace tantissimo. Ovviamente vi faccio gli swatch visto che non vi ho swatchato niente tranne i rossetti. È una bellissima, veramente bellissima palettina. Molto, molto bella. Mi manca un dito. Vabbè, manca soltanto questo colore. Guardate qua che colori, guardate qua che colori ha questa palettina. Vi faccio gli swatch. È molto, molto, ma molto bella. Cioè, guardate qua. Questi sono gli ombretti. È una bellissima palettina. Ovviamente, ovviamente vi farò un video dove la utilizzeremo. Anzi, se vi fa piacere, se voi volete, vi faccio un video direttamente, un make up direttamente con tutti i prodotti Nabla perché li possiedo quasi tutti e quindi vorrei farvi proprio un video riguardo tutto il make up di Nabla. E niente, ditemi cosa ne pensate e poi ne parleremo. Io adesso cercherò una salviettina qui nelle vicinanze. Ecco, si è suicidato una scatolina. E niente, che dirvi di più, ragazze, 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 ragazzi. Io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio. Vi raccomando, se avete utilizzato questi prodotti, se avete utilizzato la palettina, ditemi cosa ne pensate, perché io di queste piccole non le ho mai prese, quindi sono molto molto curiosa. Io vi ringrazio, c'è un pelo. Io vi ringrazio, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Don't make fun.